Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati nella vostra forse rubrica preferita, dovete diventare ogni settimana più povero e più sudato della precedente. Più anche felice perché avevo già registrato questo video, ero anche soddisfatto delle stronzate che ho detto, dei miei gargarismi. Previo poi scoprire che l'audio non so perché è sparito completamente, quindi spero che adesso si senta tutto come al solito. Ci fosse qualcuno dei fumetti di cui vi parlerò oggi che vi interessasse particolarmente recuperare, lo trovate qua sotto in descrizione, oppure se vi va di venire a prenderlo alla nerderia di Pavia ci trovate anche una brutta faccia a caso. Insomma, venite, possiamo cioccolare un pochino se c'è l'opportunità, se vi andasse farebbe molto ma molto piacere. Cominciamo con il nuovo numero di Dragon Nero, Mondo Oscuro, il numero 8. Già il titolo mi fa un po' nasare bene, appunto per questo numero, cioè Colui che dorme negli abissi. Questa già dalla copertina bellissima, come sempre, di Gianluca Pagliarani. E poi queste vibes un po' lovecraftiane con queste creature che cedono addormentate negli abissi, insomma, dell'Erondar. Ecco, sono molto molto curioso di vedere un po', soprattutto se si tratta, mi sono dimenticato di fare ordine, se si tratta di una creatura legata agli abomini, oppure se è qualcosa di ancestrale, qualcosa che ha a che fare con il passato appunto dell'Erondar, ed è una cosa di cui sono molto molto curioso, quindi credo che, chiuso il video, mi metterò subito a leggerlo. Come sempre scritto da Stefano Vietti, con la sceneggiatura anche di Luca Mazzocco e i disegni di Cristiano Cucina e Luca Bulgheroni. Faccio vedere qualche pagina, perché in particolare questo numero mi piace molto come disegnato. Ci sono anche alcune pagine, per farvi vedere qualcuna in particolare. Mamma mia, ho visto anche la copertina del prossimo numero ed è altrettanto bella. Senza però farvi troppi spoiler, ce n'era uno in particolare che avevo fatto vedere prima, che è nervoso, che era molto ma molto molto carina, con il nostro Ian che si muove in questi anfratti in cui dovrebbe celarsi appunto questa creatura addormentata. Non la trovo, la faccio vedere questa qui. Molto molto belle. Sono abbastanza contento un po' di come sta procedendo questo nuovo arco narrativo di Dragon Nero, una serie a cui io sono molto molto affezionato, e sono appunto curioso di vedere in particolare come si sviluppa numero dopo numero, in particolare appunto in storie di questo tipo. Mi piace molto anche questa idea di come è stato un po' sconvolto appunto l'Erondar e anche tutto quello che è l'equilibrio, tra virgolette, non solo dei singoli personaggi, ma proprio quello geopolitico appunto del mondo dell'Erondar, quindi lo seguo veramente con grandissimo piacere. Sono usciti poi i soliti due spillatini che mi compro sempre, ovvero Spider-Man e Thor. Il numero 20 di Spider-Man, devo dire la verità, li sto saltando a pie pari quelli americani, mi sto leggiucchiando un po' quelli italiani, perché questa storia di Dark Web, no, non mi piace per niente. Sono rimasto piuttosto deluso da come hanno sviluppato la loro storia Zeb Wells e, vabbè, ovviamente con i disegni di John Romita Jr. In particolare qui abbiamo un cedere il passo, non c'è più John Romita ma c'è Ed McGuinness. Tra l'altro vedo questa versione molto molto particolare di Spider-Man, che scopre adesso chiamarsi Rec Rap, che ovviamente è Parker al contrario. Mamma mia, ci sono arrivato adesso, mi piace, molto molto catchy, che molto nerboruta, che spara le ragnatele facendo il pollicione del Cristo compagnone di Clerks, se non mi ricordo male. Adesso lo faccio vedere proprio fuori di testa, totalmente matto da legare. E appunto non c'è John Romita, però c'è Ed McGuinness a disegnare appunto queste pagine. Ora, benché non sia un disegnatore che apprezzi particolarmente Ed McGuinness, ne riconosco ovviamente il valore, sono contento che almeno ci siano dei disegni così belli fondamentalmente per questa storia, che appunto mescola un po' il mondo degli X-Men e il mondo ragnesco. In particolare abbiamo visto Ben Reilly totalmente sconvolto, diventare questa specie di araldo della regina dei Goblin. Addirittura saltano fuori queste versioni Kraken il cacciatore, ma adesso ve li faccio vedere che se non altro sono divertenti. Ecco, cioè mi piace un sacco Modok che sembra il Beholder di Dungeons and Dragons, c'è Kraken il cacciatore, sono robe totalmente
assurde, c'è Parkerman, insomma, se non altro, ecco, ci sono queste trovate abbastanza divertenti, abbastanza piacevoli, insomma, da leggere, però ecco, soprattutto quello che poi sarà il futuro legato appunto a questa serie post Dark Web, dove si viene spiegato il fulcro intorno a cui gira poi tutta la gestione di Zeb Wells, ovvero questo segreto inconfessabilmente tragico che avrebbe portato Peter Parker a venire allontanato da chiunque gli abbia mai voluto bene, fatta eccezione per Norman Osborn, che infatti non gli ha mai voluto per un cazzo bene. Di quello, e infatti mi piacerebbe aspettare che esca in Italia e parlarne un pochino, raccontarvi un po' soprattutto la mia delusione, perché leggendomi gli spoiler non mi è piaciuto per niente. Stavo parlando prima di Ben Reilly, che adesso è diventato appunto questo Chasm, che io pensavo fosse un simbionte, infatti leggendo poi la storia mi sono ricorretto, appunto questo araldo, letteralmente, ripeto, della regina dei goblin, un personaggio che è proprio il conduttore, come dire, il collegamento fra appunto gli X-Men e l'universo ragnesco, però no, per me è proprio no, ripeto, meno male che c'è Ed McGuinness, faccio vedere l'ultima pagina, molto molto figa, che si tratti di insomma potenza visiva, che si parli di azione, guardate questo Spider-Man come si lancia, come forte, nerboruto, è figo, mi piace come disegna lui i personaggi, però appunto il resto non mi convince per niente, come non mi sta più convincendo ovviamente il Thor, che sarebbe di Donny Cates, che in realtà viene praticamente scritto interamente da Toron Grombeck, perché il periodo in cui queste storie sono uscite in America era lo stesso periodo in cui, insomma, Donny Cates non se la passava particolarmente bene. Come ha raccontato anche lui poi sui social, insomma, ha avuto un po' di problemi, ricadute in cose spiacevoli, insomma, in ciò che la vita ogni tanto mette di fronte noi umani, noi esseri umani. E appunto anche la storia è un po'. Benché, ripeto, apprezzi molto il lavoro fatto da Nick Klein, perché questa versione è un po' grim, un po' cupa, insomma, del mondo di Thor, in particolare ci sono. In questo numero, questi corvi giganteschi che pasteggiano con i cadaveri dei morti, sembra una descrizione perfetta per un intro di Richard Benson, guardate. E mi piace appunto questo tipo di approccio un po', ripeto, cupo, un po' dark al mondo di Thor. Una cosa che apprezzo veramente molto. Peccato, mi sarebbe piaciuto vedere un po' invece cosa Donny Cates avrebbe voluto combinare con questa storia e soprattutto anche con Hulk, perché anche lì a un certo punto il timone della testata di Hulk è passato totalmente in mano a Ryan Ott, il disegnatore appunto della serie, che a un certo punto ha dovuto proprio, non dico chiuderla in 448, ma ha dovuto un po' cercare di tenere la barra dritta, mantenendo un certo tipo di coerente ignoranza, perché la serie di Ryan Otley e di Donny Cates di Hulk è pura e semplice ignoranza, godibilissima per l'amor del cielo, disegnata veramente bene appunto da Ryan Otley, però se non altro quelle si è mantenuta un po' coerente. Mi sarebbe piaciuto vedere appunto come il lavoro di Donny Cates su Thor avrebbe un po' collegato anche tutte quelle che erano le altre cose, gli altri, come dire, easter egg, tra virgolette, che appunto lo scrittore, lo sceneggiatore aveva inserito anche nelle altre sue testate, dai Guardiani della Galassia a Thanos, al Cosmic Ghost Rider, a Silver Surfer Nero, insomma tutto questo genere di dettagli. Mi sarebbe piaciuto vedere, non è detto che questo ovviamente non accada in futuro, però come li avrebbe poi appunto collegati, come avrebbe materializzato appunto questo suo micro universo, questo suo vero e proprio Katesverse, come è stato proprio definito anche dai suoi fan. Devo ringraziare, passando a parlare di fumetto Bao e poi tornando più tardi a Panini, devo ringraziare Bao proprio e Chiara perché mi hanno gentilmente omaggiato in anteprima di questo bel fumettone che è Il Passaggio di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino. Di questo vi ho già parlato parlandomi dei fumetti che acquisto su Ho Visto Cose, i fumetti americani, perché possiedo anche l'edizione americana di questo bel fumettone. E di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo inizio per questi due autori, questa coppia che più e più volte ha dato, come dire, mostra della loro chimica, della loro bravura come sceneggiatore e come disegnatore, soprattutto dopo Gideon Falls, dopo questa storia squisitamente horror, cosmica, fantascientifica, insomma,
e dove già ci sono un po' i germi di quelli che è appunto l'idea di raccontare una storia horror, in particolare qua di un'antologia di racconti horror, perché questo passaggio fa parte appunto di questo macro universo dei miti del frutteto di ossa, The Bone Orchard Mythos, come ve ne ho parlato appunto parlando delle uscite americane. Tutte quante facenti parte dello stesso universo, ma allo stesso tempo tranquillamente fruibili singolarmente, uscite in diverse maniere. Per esempio, il passaggio è uscito proprio come una singola graphic novel anche in America, è uscito poi 10,000 Feathers, è già annunciato, dovrebbe già essere uscito anche in America il primo numero di Tenement, appunto questo terzo tassello di questo universo orrorifico creato appunto da questi due autori. Tra l'altro ho avuto il grande piacere diverso tempo fa proprio di intervistare Andrea Sorrentino, e già lì all'epoca si era parlato un po' del suo rapporto con Jeff Lemire, della lavorazione dietro Gideon Falls, il diverso modo che questi due autori hanno di concepire il diverso rapporto che essi hanno proprio con il genere horror, ecco, e si era già un po' parlato di questa antologia, di questo corpus di racconti horror, insomma, che i due avrebbero voluto realizzare e che poi appunto si è concretizzato con questa antologia, appunto con questi racconti del frutteto di ossa. Di cosa si tratta qua in particolare? Si faccio vedere anche qualche pagina. Intanto mi piace sempre farla vedere questa pagina, che è un po', diciamo, è servita anche come mappa nel corso della promozione appunto di questa storia, di questo universo, utilizzando appunto questo albero, incastonandoci dentro tutte le varie i vari titoli, le varie serie appunto che sono state poi lanciate. Era già arrivato in Italia questo insieme di racconti, anzi questo universo, diciamo, abbiamo già avuto un assaggio durante il Free Comic Book Day, quando ci è stato omaggiato appunto dell'albetto promozionale proprio riguardante questa storia, che se riuscite a recuperare sarebbe bene, perché è una storia a parte, è proprio un altro racconto ancora che già dà un po' una panoramica, già un po' un assaggino, un antipastino di ciò che appunto vedremo in questo mondo. Di cosa si tratta in questo caso? Si tratta di una storia che ha come protagonista un giovanissimo geologo che viene inviato in questa isola sperduta in mezzo all'oceano per indagare su un fatto molto molto strano, ovvero il venirsi a creare letteralmente dal giorno alla notte di questa cavità, di questo buco, di questo passaggio che non si sa quanto sia profondo, non si sa come sia venuto a crearsi, non si sa dove esso porti. E appunto questo giovane ragazzo, a sua spese, a sua insaputa, si ritroverà al centro ovviamente di qualcosa di molto molto più grande di lui. Mi piace un sacco il fatto che appunto ovviamente sia stata scelta questa isola in cui abita la guardiana appunto del faro. Ogni tanto quest'isola viene visitata da il traghettatore, che si occupa appunto di portare e venire a riprendere le persone da quest'isola, creando appunto anche questo senso un po' di alienazione, di alienamento, di straniamento provato dallo stesso protagonista e che viene riproposto anche nelle pagine da Andrea Sorrentino. Ha un senso di composizione appunto delle vignette, un suo caleidoscopico appunto disegno appunto per rappresentare i dettagli della storia, i dettagli appunto raccontati nel in particolare appunto in questo passaggio, ma come si era già visto anche in Gideon Falls, ma già anche in Freccia Verde. Insomma, Sorrentino ha proprio questo tipo di approccio molto particolare, che a me piace veramente veramente molto ai suoi fumetti, in particolare poi con quelli a cui ha lavorato insieme a Jeff Lemire. E insomma, già a me è piaciuto molto questo dettaglio di scegliere questo buco, perché ha un che di horror giapponese. Mi ha ricordato immediatamente il The Grudge, il film con Samar, adesso non mi viene in mente come si chiama, forse The Ring, appunto la versione in Italia, la versione occidentale, e appunto questo senso un po' di The Ring. E poi quando ci troviamo davanti appunto a questa rivelazione, è qualcosa di maestoso, è qualcosa di dannatamente lovecraftiano, perché senza raccontarvi che cosa poi scoprirà questo ragazzo, cosa c'è fondamentalmente in fondo a questo benedetto o maledetto buco, c'è proprio questo senso di profonda inferiorità, c'è questa
questa cosa enorme, e qui ci si comincia a chiedere come ci sia arrivata, chi l'ha portata lì. Questa è una cosa dannatamente, ripeto, lovecraftiana, nel senso di creare inquietudine nei confronti dei lettori, nell'animo dei lettori, mettendoli davanti, innanzitutto riuscendoli a far immedesimare dannatamente con il protagonista. Tra l'altro ci sono anche tutta una serie di trascorsi proprio del nostro giovane sfortunato che giocano un ruolo molto importante appunto nel suo modo di muoversi, nel suo modo di vedere, nel suo modo di reagire a tutto ciò che gli accade intorno. E poi appunto trovandosi di fronte a questa gigantesca consapevolezza, orribile consapevolezza, a cui non si sa dare spiegazioni. Ripeto, questa è una cosa che a me è sempre piaciuta molto, come vi racconto sempre, di H.P. Lovecraft, cioè la capacità di saper mettere il lettore e i suoi protagonisti di fronte a qualcosa di talmente tanto gigantesco, talmente tanto assurdo da generare in loro follia e appunto insanità mentale più completa. Questa è una cosa che a me di Lovecraft ha letteralmente affascinato e che continua a affascinare tutt'oggi, oltre a farmi sudare come un dannato, ma tanto, mamma mia, stiamo tutti morendo. E appunto mi piace molto ritrovare anche questo genere di cose in racconti di questo tipo, quindi dateci un'occhiatina se vi piace l'horror, se vi è piaciuto Gideon Falls, se vi piacciono suggestioni di questo tipo, se vi piace Andrea Sorrentino. Io vorrei farvi vedere le pagine finali di questa storia, dove appunto si scopre un po' tutto quello che sta succedendo, ma non posso farlo. Posso far vedere solamente queste pagine inquietantissime che riguardano proprio il passato del nostro protagonista, con anche questa immagine che viene ripresa anche nel corso del fumetto, questa apparizione che ha appunto il giovane geologo, di questo corvo che si sta pasteggiando con gli occhi di qualcuno. Molto molto figo, molto molto bello, e ripeto è splendido. A me è piaciuto veramente veramente tanto già quando l'ho lessi in americano, mi mise addosso la stessa inquietudine che ho provato leggendo appunto i racconti di Lovecraft. Faccio vedere ancora un paio di pagine e poi la smetto, perché sennò rischio di raccontarvi troppo. Per esempio, ecco, i corvi che si vedono in queste pagine sono un elemento che è molto insistente anche in 10,000 Feathers, appunto la serie successiva di questo insieme di racconti, e per poi appunto esplodere in pagine del genere. Adesso qua mi fermo perché sennò, ripeto, vi racconto tutto il resto praticamente. Dateci un'occhiatina, veramente, sfogliatelo, potete tranquillamente leggerlo anche a sé stante, senza dovervi andare a raccapezzare, a dover capire, ma posso leggerlo senza averle. Potete tranquillamente leggere questi racconti di questa antologia horror tranquillamente a sé stanti. Ci sono dettagli che ci fanno capire che fanno tutti quanti parte dello stesso universo, senza però appunto inficiare sulla godibilità appunto dei vari racconti. E quindi dateci un'occhiatina, sfogliatelo in libreria, in fumetteria, esce in questi giorni, dovrebbe uscire il 18 di giugno. Dateci un'occhiata, sfogliatelo, costa 18 euro, poi tra l'altro è anche abbastanza agile come cosa, perché ripeto, vi prendete questo e state a posto, non avete bisogno di recuperarvi altre cose. Sono molto molto contento che sia arrivata anche in Italia, non vedo l'ora di leggermi anche, rileggermi anzi, gli altri racconti appunto del Bone Orchard Mythos, come è stato tradotto, anzi come è la versione originale insomma di questa serie. Dateci un'occhiatina, fatemi sapere se lo avete letto, se vi titilla un pochino. Un'altra cosa che a me ha titillato un sacco questa settimana, ho detto boh, non lo so, magari sto un pochino indietro questa settimana, questo magari lo recupero tra un po', piuttosto me lo compro in americano. Poi insomma, a Como ho avuto modo di interagire con Kevin Eastman, mi è tornata un po' questa voglia di Tartarughe Ninja, e quindi ho detto boh, senti, sai che c'è, mi piglio anche questo bel volumone, che ovviamente è Teenage Mutant Ninja Turtles L'Ultimo Ronin. È scritto, anzi c'è tutto da fare una mega premessa, ovviamente l'idea è di Kevin Eastman e di Peter Laird insieme a Tom Waltz. Eastman e Laird ovviamente creatori proprio delle Tartarughe Ninja originali, la sceneggiatura è dello stesso Kevin Eastman insieme allo stesso Tom Waltz, e poi sempre Eastman, oltre ad aver lavorato ai layout, ha proprio anche disegnato alcune parti di questa storia insieme ai fratelli Esau e Isaac Escorza e a Ben Bishop.
già l'idea di base a me ha proprio stuzzicato veramente veramente tanto, ovvero l'idea che in questa specie di mondo futuristico, post-apocalittico, un po' alla 1984 di Orwell, mettiamola così, sia sopravvissuta una sola tartaruga, appunto della famiglia, insomma, che ben conosciamo tutti, e che questa si faccia carico, per esempio, delle armi, insomma, dei suoi fratelli. Ci sono le katane di Leonardo, il bow di Donatello, i sai di Raffaello e ovviamente il nunchaku dell'irriverente Michelangelo, con una maschera nera che quindi non ci fa intendere neanche quale sia delle tartarughe attraverso appunto il colore della propria maschera. E ripeto, questa idea mi è piaciuta un sacco sin dal suo annuncio in America. Il primo numero, quando lo lessi, mi era piaciuto molto, decidendo poi di aspettare la versione in raccolta. Sembra essere veramente molto molto figo, molto molto interessante. Ora che ci penso, potrebbe addirittura essere la quinta tartaruga che mi pare si veda nella serie della IDW, quella che adesso sta ristampando Panini con le costine, con come dire, la tela che si mettono sui manici appunto delle armi giapponesi. Mi stavo impappinando tantissimo, però insomma sembra essere molto molto interessante. Non ho resistito, me lo sono proprio voluto prendere, perché ripeto, questa l'incontro con Eastman un po' mi ha riacceso questo amore per le tartarughe ninja. È un bel volumone, abbastanza grosso, costa 28 euro, però insomma è sicuramente sarà sicuramente qualcosa di molto molto interessante da leggere. Quindi se vi piacciono appunto le tartarughe, vi piacciono un po' queste versioni Old Man, Teenage Mutant Ninja Turtles, ecco, questa potrebbe essere una cosa che potrebbe titillare anche voi, che potrebbe interessarvi anche voi, quindi dateci un'occhiatina anche a questa. Altra cosa di cui sono stracontento che sia uscita finalmente anche in Italia, dopo essermela già letta anche in americano, è il terzo volume di The Magic Order, la serie scritta da Mark Millar, disegnata, e qua dobbiamo proprio aprire lo spumantone, dal nostro Gigi Cavenago, ex copertinista di Dylan Dog, che adesso tornerà anche in fumetteria non solo con The Magic Order ma anche con il crossover Batman Dylan Dog, che sono abbastanza curioso di leggere, devo dire la verità, con appunto il terzo capitolo, la terza stagione letteralmente di questa storia. Di cosa si tratta? Si tratta del mondo di The Magic Order. È, come è stato definito all'inizio, al suo lancio come promozione, è letteralmente un po' un mix fra il mondo di Harry Potter e le dinamiche, tra virgolette, alla Soprano, alla Sons of Anarchy, sotto un certo punto di vista, in quanto esiste questa comunità di maghi che vivono fondamentalmente sotterraneamente al mondo di noi babbani, proteggendo il nostro mondo da tutte quelle che sono minacce mistiche, come demoni, mostri, possessioni, maledizioni e compagnia bella. Allo stesso tempo cercando di mantenere non solo questo equilibrio tra il mondo magico e il mondo appunto normale, mettiamola giù così, ma allo stesso tempo cercando di mantenere anche quelli che sono gli equilibri fra le varie famiglie all'interno proprio dello stesso mondo magico. Il primo volume ci aveva mostrato appunto questa contessa, questo personaggio sadico, malvagio, che aveva già destabilizzato appunto il mondo di Magic Order e che adesso era tornata appunto per sconquassare un'altra volta. Il secondo numero ci ha mostrato invece questa specie di piccola minoranza, tra virgolette, di maghi discendenti di questo stregone che venne intrappolato dai suoi compagni, che cerca vendetta, cerca di rivalersi su quelli che sono gli stessi discendenti dei maghi che appunto rinchiusero il loro antenato. Tra l'altro, come sempre, vi cito i disegnatori, perché sono veramente tutti di altissimo livello. La prima serie di Olivier Coipel, la seconda di Stuart Timonen, questa è Gigi Cavenago, e adesso in America sta già uscendo quella disegnata da Dicker One. Quindi sono tutti disegnatori veramente veramente di pochissimo conto, veramente dalla scarsa bravura, però sono molto molto contento, in particolare per gli ultimi due, un po' perché ci portano in alto un po' il nostro paese anche in America. Vi faccio vedere qualche pagina, perché in particolare queste storie di Cavenago sono folli, queste pagine di Cavenago sono folli. Guardate anche per esempio la citazione a mi viene in mente Hannibal, al Silenzio del Novecento, e non mi ricordo chi è il disegnatore, forse è William Blake, non vorrei dire una vaccata.
comunque questa citazione, mi stavo impappinando. Ne stavo parlando l'altro giorno con un amico che mi ha ripetuto la stessa identica cosa che mi disse un altro amico diverso tempo fa su Cavenago, cioè questa bravura, questa capacità di saper disegnare, o meglio questa è l'impressione che si ha, saper disegnare colorando letteralmente, cioè sembra che Cavenago abbia in mente che cosa avere dalle sue pagine, cosa mettere su carta, partendo prima ancora dai contorni, dai colori, cioè dando le forme con appunto i colori e solo poi definendole con le linee, scusate, con un momento ruttino, con appunto le linee. È folle, è veramente, vorrei far vedere le copertine ma non posso perché sennò vi spoilererei anche cosa succede in questi numeri, però è pazzesco. Volevo farvi vedere una vignetta in particolare che è una delle mie preferite, una delle prime che tra l'altro è stata mostrata proprio per promuovere questa storia, tanto che mi asciugo di nuovo perché sto veramente morendo. Il demone cornuto che c'è qua dietro è splendido, veramente mi piace un sacco, ripeto, questo approccio di Cavenago a queste storie, per cui molto molto contento. Anche qua dateci un'occhiatina, sfogliatevi un po' i volumi in fumetteria perché sono veramente uno più bello dell'altro e sono, ripeto, contentissimo che Cavenago sia arrivato appunto anche a lavorare a questi livelli con Mark Millar. Purtroppo, come tutte le altre serie un po' del Millarverse, anche The Magic Order sarebbe dovuta diventare una serie televisiva per Netflix. Purtroppo, come ormai ben sappiamo da diverso tempo, il budget richiesto era troppo, per cui il progetto è stato accantonato. Mi auguro che prima o poi, insomma, ci sia la possibilità di vedere anche in televisione queste storie, perché sono, secondo me, molto molto interessanti, potrebbero piacere veramente a tante persone, a tanta gente che non è soltanto appassionata di questo genere di contesti, ma per via anche proprio delle dinamiche che si creano tra i personaggi, di questi drammi familiari, di queste situazioni con personaggi che cercano di disintossicarsi, un discorso di legacy, di eredità, di cercare di mantenere alto comunque il nome della famiglia senza però perdere la propria personalità. C'è tutto un discorso sulla famiglia, bellissimo, è veramente un world building splendido fatto appunto da Mark Millar, avvalendosi, ripeto, per l'ultima volta di questi grandi, grandissimi disegnatori. Dateci un'occhiatina, costa 22 euro, mi pare che anche gli altri numeri costino più o meno la stessa cifra, però fidatevi, meritano veramente tanto. E poi, questo non è un acquisto in realtà, questo è un cambio, tra l'altro fatto in tempo di record, mi sento di, visto che lo voglio ripetere, lo voglio dire, perché non si sa mai, io metto le mani avanti, nessuno mi paga, non conosco, ho amici in panini ma non mi pagano, per cui non mi costa niente dire queste cose qui. La sostituzione del terzo volume di Berserk, della Deluxe di Berserk, che purtroppo volevo fare questo unboxing prima in diretta, ma appunto non essendoci stato l'audio si è perso un po' la magia di questa cosa. È stata veramente molto molto veloce, io avevo addirittura paura che le copie sostitutive sarebbero arrivate o in concomitanza con l'uscita del volume quarto, creando anche quindi un po' un problema in primis ai lettori e poi ovviamente anche alle fumetterie, perché comprarsi subito, buttare di 100 euro per due volumoni non è una cosa che tutti si possono permettere di fare, o addirittura dopo l'uscita del quarto, sarebbe stato ovviamente impensabile che il quarto uscisse prima del ritorno appunto del terzo, però in realtà si è fatto tutto in modo abbastanza veloce. E tra l'altro so anche di questa polemica riguardo a come sarebbero state sostituite le pagine, ovvero cambiando semplicemente il fascicoletto contenente i sedicesimi appunto che sono usciti sbagliati. Ora io ho controllato anche le altre copie che sono arrivate in fumetteria e non vedo segni, cioè non vedo alcun tipo di cosa che possa dare adito appunto a questo genere di come dire, non voglio dire illazioni, ma questo genere di cose, ecco, mettiamola giù così. E anche fosse, ripeto, non mi paga nessuno per dirlo, in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove c'è una profonda crisi della carta, doversi ristampare già sarà un dramma, dover mandare al macero tutte le copie fallate appunto di Berserk 3, però facendo così si può risparmiare un pochino di carta, ripeto, in un periodo del genere non mi sembrerebbe un'idea così
così stronza fondamentalmente. Poi apertissimo come sempre la discussione, se c'è come dire qualche dettaglio che mi sono perso fatemelo notare, assolutamente sarò il primo ovviamente a rimangiarsi e a scusarsi se mai dico qualche vaccata di qualche stronzata. Però anche fosse andata così non mi sembrerebbe una cosa così tanto sbagliata. Così ovviamente non è andata, perché ovviamente le copie fallate, i fumettari le stanno buttando via, le stanno letteralmente distruggendo. Quindi probabilmente si è fatto una nota, tirato, non lo so, poi a una certa mi interessa più leggere quasi che farmi le pugnette su questo genere di cose. Capisco lo scazzo, capisco il fatto che uno possa incazzarsi, e mi sono incazzato anch'io sul momento, perché insomma costano, sono fumetti che ci costano abbastanza, in particolare questi. Però insomma tutto sommato mi sembra che sia stata fatta abbastanza bene. Ho controllato, tra l'altro mi spiace che si sia persa quella parte lì, perché c'è stato un momento in cui non ero totalmente convinto che il cambio fosse avvenuto, volevo vedere se casca si decideva a cascare questa volta, ed effettivamente questa volta non ci sono ripensamenti, questa volta casca, vola di sotto e viene prontamente salvata dal nostro Gatsu. Faccio vedere ancora le pagine successive, così si vede insomma che va tutto bene, che tutto è bene quel che finisce bene. A me questa edizione continua a piacere, mi sto ricomprando, almeno mi prenderò il prossimo, anche il prossimo, giusto per avere un po' l'eclissi completa. Poi sappiamo che al 14° numero, come è stato annunciato anche da Dark Horse, ci si fermerà per capire se vale la pena anche proseguire nella ristampa di questi volumi anche successivamente a insomma ai capitoli successivi, scusatemi, alla morte di Miura. Vedremo un po', vedremo. Per adesso mi sa che mi fermerò a questi quattro numeri, me li terrò lì, e poi magari in futuro pian pianino mi recupererò anche gli altri, più che altro perché ci tengo ad averlo. È un fumetto che mi ha un po' preso nell'ultimo periodo, e ci terrei ad avere insomma questa serie nella sua forma originale, fondamentalmente con senza specchiature, fondamentalmente. Per cui anche qui è comunque fatta molto molto bene, e ripeto, il cambio anche qua per giungere a un quid, secondo me è stato fatto molto molto celermente, più celermente di quanto mi aspettassi. Mamma mia, fatemi sapere come al solito cosa avete letto e comprato voi nel corso di questa settimana. Cosa state leggendo mentre vi state sciogliendo anche voi con dal caldo, oppure se vi state già rilassando sotto l'ombrellone, insomma raccontatemelo un pochito qua sotto nei commenti. In descrizione ci sono questi ed altri fumetti che potete recuperare su Amazon, altrimenti come sempre se vi va di fare un salto alla Nerderia di Pavia, oltre a recuperare questi bei fumetti magari ci possiamo fare anche quattro chiacchierine. E sempre in descrizione ci sono, oltre appunto ai link della nerderia, anche i link per arrivare ai miei social, in particolare Instagram, come sempre è quello dove cerco di mettere più gargarismi possibili sul mondo del fumetto. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo sicuramente in settimana con un prossimo video. Ciao belli!